Allora, facciamo il pane con mezzo chilo di farina di semola rimacinata, 350 ml d'acqua, dove dentro ho sciolto già 3 g di lievito di birra e un cucchiaino e mezzo di sale. Questo è l'impasto. Ecco qua. Il lievito praticamente appena messo dentro inizia a fare il suo lavoro, quindi dopo un po' possiamo anche mettere il sale. Non mettetelo insieme perché di solito il sale poi ritarda o inibisce l'azione del lievito. Ecco qua. Questo adesso se vediamo a impastare bene. Adesso lo copriamo o con la pellicola oppure anche con un canovaccio umido. Lo mettiamo a lievitare nel forno. Il forno sta solo con le due luci accese, deve stare intorno ai 23-25 gradi. Ogni 30 minuti però questo va girato. Poi dopo ve lo faccio vedere. Allora, vediamo che effetto ha fatto la lievitazione. Sono passate 12 ore, sono le 9. Perfetto. Eccolo qua. Guarda i buchi. Adesso un po' di umidità. Adesso facciamo le pieghe. Adesso è molto appiccicoso, appiccicoso, ecco, guardate che bolle che ha fatto, tiè. Guarda che bello. Eccolo qua. Già profuma di pane, incredibile. Un altro po' di farina perché è un po' molto appiccicoso, eh. Un po' sulle mani, adesso la dobbiamo stendere così, ecco, e fare le pieghe. E sono una, due, tre e quattro. Poi la giriamo e lo rifacciamo un'altra volta. Questo l'ho fatto per 3 volte. Vedete quanto è morbida? Bella, eh? E c'è un profumo fantastico. Non lo fate con il mattarello perché togliete tutta l'aria che si è formata, eh? Fatelo con le dita, così piano piano con le mani allargatela, allungatela. Altre pieghe. Ecco qua. E quattro. A posto. Adesso gli date la forma, io siccome farò un filone la allungo un po', ecco così. Forno a 230 gradi, 225-230, forno ventilato. Poi io la faccio adesso in questa. Questa è di ceramica, altrimenti c'è anche di ghisa. C'è chi usa anche una pentola d'acciaio per farlo, eh. Però questo adesso va al forno perché deve arrivare a 250 gradi anche questa.
calcolate che adesso dovrà lievitare almeno altra mezz'ora, se non un'ora. Insomma, deve. Vedete le bolle? Guarda. Incredibile. Guarda. Quindi deve, insomma, aumentare di volume, eh? Quindi almeno mezz'ora, 40 minuti. A posto, ci vediamo fra un po'. Allora, sono passati 40 minuti, è proprio raddoppiato, guardate che bello, si è un po' asciugato sopra, però non fa niente. Adesso prendiamo la pentola che sta a 230 gradi, quindi attenzione perché ustiona. Guarda come fuma. Adesso dobbiamo Era prenderlo. rossa adesso a bordo. Sì, è vero, ha cambiato colore. Olè. Facciamo il taglio sopra. Rimettiamo il coperchio. Fate sempre attenzione perché adesso sta a 230 gradi, eh. Lo riprendiamo. Adesso, adesso mezz'ora, 30 minuti a 230, poi 15 minuti a 180. Ci vediamo tra 45 minuti. E sono passati 40 minuti da quando l'ho impastato.